Come è nato il progetto Kikomori Italia? È ancora in fase embrionale e penso che potrà crescere ancora molto. Ho scoperto il fenomeno degli Kikomori circa nel 2012, per caso guardando un anime giapponese, e allora studiavo psicologia, ero alla triennale, e chiesi subito alla mia relatrice se potevo fare una tesi sull'argomento perché mi aveva colpito fin da subito. Milioni di ragazzi della mia età nel mondo avessero deciso di isolarsi. Allora, la mia relatrice non conosceva nemmeno l'argomento, mi chiese se c'era della letteratura sul tema, io cercai, trovai degli articoli e insomma, da lì iniziò il mio interesse nei confronti degli Hikikomori. Finita la tesi, ho guardato in internet, ho cercato se c'era qualcuno che ne parlava e non ho trovato niente, quindi ho deciso di non abbandonare l'argomento, ho deciso di provare per un blog senza nessuna aspettativa, solo con la volontà di continuare a parlarne perché mi interessava l'argomento. E col tempo ho visto che c'era tantissima gente che iniziava a seguirmi, che mi scriveva, mamme, ragazzi soprattutto all'inizio, ma anche addetti ai lavori, psicologi, insomma, ho visto che c'era grande interesse sull'argomento. Ho deciso quindi di continuare questa cosa creando inizialmente la pagina Facebook, dove appunto oggi sono quasi 3.000 persone iscritte, poi un gruppo dedicato ai genitori su Facebook e una chat dedicata ai ragazzi invece su Telegram, quindi una serie di servizi online con l'obiettivo di creare una rete nazionale che permetta di mettere in comunicazione famiglie, ragazzi provenienti da tutta Italia. Quindi l'obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema, perché non se ne parla per niente oggi in Italia e solo in questi ultimi mesi i media stanno incominciando a interessarsene, e allo stesso tempo incominciare a fornire degli aiuti concreti, quindi comunque la possibilità di confrontarsi, di raccontarsi, di riconoscere il fatto che non si è da soli. È una cosa molto importante per questi ragazzi e anche per i genitori che spesso si sentono impotenti nell'affrontare la condizione del figlio. Quello che voglio fare io in futuro è creare una community reale, quindi uno spazio reale, dove questi ragazzi possono trovarsi, confrontarsi di persona, una vera e propria comunità come ne esistono già in Giappone, ma come appunto non esistono in Italia, io penso nemmeno in Europa. Kikomori è una parola che viene dal Giappone perché è lì che è scoppiato il fenomeno. Significa letteralmente isolarsi, stare in disparte. Viene utilizzato per riferirsi a questi ragazzi che decidono di abbandonare completamente la vita sociale e chiudersi in casa propria senza uscire più di casa. Le differenze sostanziali tra Italia e Giappone sono che in Giappone questo isolamento sembra ancora più marcato rispetto che all'Italia. Infatti i ragazzi in Giappone spesso si chiudono dentro la propria camera da letto, mentre in Italia mantengono un rapporto con i genitori. Ci sono delle differenze tra i due fenomeni, però diciamo che è un fenomeno che sta lentamente raggiungendo tutti i paesi moderni del mondo. In Giappone i numeri sono altissimi, probabilmente perché c'è una cultura che favorisce questo fenomeno sociale e si parla di 1 milione di casi, anche se i dati ufficiali sono un po' più a ribasso. Il governo, nell'ultima ricerca del governo si parla di 541.000 casi, però non vengono tenuti conto diversi fattori, per esempio gli hikikomori con più di 40 anni, che in Giappone sono molti, si chiama la seconda generazione di hikikomori, essendo il fenomeno scoppiato abbastanza presto in Giappone, circa negli anni 80, lì si parla già di seconda generazione, quindi i Hikikomori che si sono isolati a 20 anni, adesso magari ne hanno 40, anche di più, anche 50, quindi sono isolati da più di 30 anni. In Italia invece siamo ancora la prima generazione, quindi i Hikikomori italiani sono soprattutto, o per la grande maggioranza, sono giovani, hanno dai 16 ai 25 anni, e appunto quello che differenzia di Hikikomori da tutti gli altri fenomeni sociali, per esempio con le NEET di cui si parla tantissimo in questo periodo, è proprio il fatto che gli Hikikomori tagliano i rapporti con la società. Magari i NEET non hanno un lavoro, non studiano, non sono impiegati socialmente, ma mantengono comunque una vita sociale normale. Gli Hikikomori scappano dalla società, decidono di tagliare i ponti, decidono di tagliare i ponti con la scuola. Il primo campanello d'allarme degli Hikikomori è proprio il rifiuto di andare a scuola, di alzarsi la mattina. Dopodiché abbandonano anche lentamente le amicizie, tagliano i ponti anche con gli amici più cari, quindi c'è un isolamento progressivo che ha varie step e che porta in alcuni casi a un isolamento completo, addirittura nei casi più gravi senza nemmeno l'utilizzo del web. Molti media pensano che l'hikikomori sia uguale alla dipendenza da internet, in realtà è
totalmente falso, perché l'utilizzo del web da parte di Hikikomori è una conseguenza dell'isolamento. E spesso l'utilizzo del web è un fattore positivo, perché vuol dire che l'isolamento del ragazzo non è completo, vuol dire che il ragazzo mantiene delle relazioni, seppur virtuali, ma mantiene delle relazioni con i coetanei, con i pari, attraverso le chat, attraverso i forum, attraverso i giochi online. E quindi per un hikikomori, appunto, internet è l'unico contatto con la società che mantiene. Quindi è un elemento prezioso che io, appunto, con Hikikomori Italia ho cercato di valorizzare, ed non è un caso che i ragazzi siano immersi grazie a internet, quindi ai contatti virtuali. Perché altrimenti, se non ci fosse internet, come accadeva per esempio in Giappone nei primi casi di Hikikomori negli anni 80, quando non esisteva ancora il personal computer, in quei casi l'isolamento era completo, quindi i ragazzi non mantenevano nessun tipo di contatto con il mondo, nemmeno con il web. Le cause dell'hikikomori sono diverse. Allora, si identificano delle cause scolastiche, difficoltà scolastiche, non dal punto di vista del rendimento scolastico, dove gli hikikomori sono molto bravi, sono ragazzi intelligenti, svegli, quindi hanno spesso un rendimento scolastico ottimo, ma una difficoltà proprio nelle relazioni con i compagni, proprio nel frequentare l'ambiente sociale della scuola. A queste difficoltà relazionali si possono aggiungere casi di bullismo. Io leggo le storie che i ragazzi postano sul forum di Hikikomori Italia, e nel 90% di queste storie sono presenti casi di bullismo. Quindi il bullismo spesso è uno dei fattori scatenanti dell'isolamento. Quindi il ragazzo ha già magari delle difficoltà caratteriali e relazionali, però c'è sempre un elemento scatenante, che è spesso appunto un elemento vissuto come bullismo da ragazzo. Può essere anche non un bullismo in senso pesante, ma può essere anche un caso nel quale il ragazzo si sente giudicato dai compagni, e quindi questo elemento provoca in lui un senso di vergogna e quindi un allontanamento dall'ambiente scolastico. Oltre alle cause scolastiche, ci sono sicuramente anche cause familiari. In Giappone ci dicono che uno dei fattori di rischio per l'hikikomori è l'assenza del padre. Padre che magari lavora molto, in casa tardi, e delega gran parte delle responsabilità di cura del figlio alla madre. Si crea questa dicotomia per cui il padre è molto lontano, mentre la madre sviluppa un rapporto molto forte con il figlio, a tal punto da, diciamo, diventare talvolta un peso. La causa principale dell'hikikomori, cioè, ci sono arrivato per ultimo perché è anche conseguenza delle altre due, è la pressione sociale. Viviamo in una società dove il bisogno di realizzarsi professionalmente a livello scolastico è altissimo. E quando queste pressioni diventano particolarmente forti per vari motivi, per motivi caratteriali o perché i genitori mettono pressione sui ragazzi, o comunque per qualsiasi altro motivo, magari il confronto con i coetanei, insomma, quando queste pressioni di realizzazione, di carriera scolastica, di voti, ma anche di lavoro, quando queste pressioni diventano molto forti, spesso si arriva a un punto di rottura per cui il ragazzo non riesce più a tenere testa a questo peso e decide appunto di isolarsi. Sono soprattutto maschi per il 90% in Giappone, mentre in Italia, dai dati che sto raccogliendo, quindi dagli iscritti alla chat, sembra che la percentuale sia un po' più spostata in basso, nel senso che ci sono circa il 70% di maschi e il 30% di ragazzi, quindi sembra che ci siano più hikikomori ragazzi in Italia rispetto in Giappone. L'età media, l'abbiamo detta, è più o meno dai 14 ai 25 anni. I periodi più a rischio per diventare hikikomori sono l'inizio delle superiori, quando si ha un salto anche in un mondo più adulto, anche a livello di relazioni più maturo, e un altro periodo molto delicato, di cui spesso si parla poco nei libri, è quello post-superiori, cioè quando il ragazzo finisce le scuole superiori e deve iniziare una carriera o lavorativa o universitaria. E questo può essere un punto difficile, perché le superiori possono essere magari portate avanti anche come un obbligo, ma nel momento in cui sei tu che devi decidere la tua vita, quindi sei tu che devi impegnarti proattivamente per ottenere dei risultati nella tua vita, spesso queste motivazioni sono molto deboli negli hikikomori, quindi diciamo c'è questo inizio di isolamento, magari durante l'università, magari perché non riesco a passare gli esami, perché mi vergogno di non riuscire a passare gli esami, quindi il fatto di non riuscire a stare a passo con i miei coetanei, che magari già raggiungono dei risultati più alti dei miei,
mi fa provare un senso di fallimento, un senso di vergogna, e quindi, se neanche accorgermene, incomincio a isolarmi, incomincio a tagliare i ponti con gli amici, incomincio a non andare più in università. Mi avvicino a quella che è la condizione dell'hikikomori, che può essere totale come isolamento, ma può anche essere un isolamento parziale. Non è detto che un hikikomori debba per forza non uscire mai di casa per essere un hikikomori. L'hikikomori è sostanzialmente una tendenza che un individuo sente all'isolamento. Quindi io sento che non voglio più stare con gli altri. Poi io posso combatterla questa tendenza, posso dire io rifiuto questa mia pulsione all'isolamento e in altri casi invece magari perché ho meno forza, meno volontà, cedo a questo impulso di isolarmi e appunto divento un hikikomori. In Italia siamo ancora veramente agli inizi. Dell'hikikomori non ne ha sentito parlare quasi nessuno. In realtà neanche gli stessi addetti ai lavori, neanche i psicologi o comunque chi si occupa di questi casi se ne stanno incominciando ad interessare solo in questi ultimi anni. Quindi di vere e proprie ricerche sul fenomeno in Italia non ce ne sono. Ci sono solo dei dati che noi possiamo raccogliere attraverso l'esperienza dei clinici, delle associazioni che incominciano a occuparsi di questo fenomeno e della percezione stessa di chi se ne occupa. Io vedo che ogni volta che vado a parlare nelle scuole, scopro che le insegnanti, le presidi sono allarmate da questo fenomeno, a cui non riescono a dare un nome, che non chiamano hikikomori, ma chiamano semplicemente ragazzi che spariscono da un giorno all'altro o comunque lentamente spariscono dalla classe. Ci si accorge che il fenomeno è molto diffuso anche in Italia, quindi si incominciano a fare delle prime stime, anche se parziali, di quanto può essere diffuso questo fenomeno. E devo dire che queste stime sono in grande crescita, costante, e oggi si parla di circa 100.000 casi in Italia. Credo che questo sia un numero realistico, perché pur avendo avuto poco modo di parlare del mio sito tramite i media, vedo che c'è già un altissimo numero di genitori e di ragazzi che partecipano ai gruppi che ho creato. Per esempio, nel gruppo genitori di Hikikomori Italia ci sono già più di 260 genitori attivi, mentre nella chat dei ragazzi ce ne sono più di 400. Quindi si parla di numeri già grandi, tenendo conto del fatto che non se ne parla ancora del fenomeno. Quindi io mi chiedo, quando se ne parlerà magari ai telegiornali o comunque in spazi ad alta visibilità, quante persone si renderanno conto di essere in questa situazione? Quante mamme, quanti ragazzi diranno: ah, io mi riconosco in questo problema? Secondo me è solo questione di tempo che il fenomeno esploda definitivamente e che anche le istituzioni, anche le scuole, anche comunque gli spazi pubblici incomincino a rendersi conto di quanto sia diffuso questo fenomeno. Ci sono tanti tipi di hikikomori e l'hikikomori può essere vissuto in modo diverso. Ci sono hikikomori che vogliono uscire dal loro isolamento, che magari inizialmente si sono isolati perché preferivano stare a casa, quindi avevano meno pressioni, stavano meglio a casa, ma poi col tempo soffrono questa condizione e desiderano uscirne. E poi ci sono invece gli hikikomori che invece rifiutano qualsiasi tipo d'aiuto, anche da parte degli stessi genitori che magari sono preoccupati e cercano aiuto in psicologi e medici. Questi ragazzi lo rifiutano perché sostengono di stare bene, sostengono che quella vita è la vita che vogliono fare, non desiderano uscire dal loro stato. Quindi sono spesso i genitori ad essere più allarmati dell'hikikomori rispetto ai ragazzi stessi, che magari non riescono a immaginare un proprio futuro. Quando un genitore fa notare al figlio: ma come farai a sopravvivere quando io non ci sarò più, quando io non lavorerò più? Spesso un hikikomori non sa rispondere veramente a questa domanda. Semplicemente lui dice: io sto bene in casa, non capisco perché devo vivere una vita diversa rispetto a questa, che mi fa stare bene, quindi che magari mi dà la possibilità comunque di avere delle relazioni, perché giocando ai giochi online oggi o comunque con le chat, con i social, io oggi posso comunque avere contatti con altre persone senza bisogno di uscire dalla mia stanza. Tanti hikikomori non sentono il bisogno di essere aiutati, mentre ci sono anche invece tanti altri hikikomori che hanno bisogno di aiuto. Io al momento cerco di rivolgermi soprattutto a loro, offrire delle possibilità qualora uno decidesse di cambiare il proprio status. Io non sono uno di quelli che dice bisogna per forza tirarli fuori tutti. Io dico: chi sta male deve essere aiutato. Con questi servizi online c'è la possibilità di incominciare a trovare persone e magari incontrarsi anche realmente, perché no?
Ci sono spesso dei ragazzi che mi scrivono e mi chiedono se loro sono hikikomori, mi descrivono le loro abitudini, la loro vita. Si preoccupano, non sanno se sono veramente, si possono definirsi o no hikikomori, ma in realtà hikikomori è sostanzialmente un'etichetta. È un'etichetta che serve per parlarne, per poter discutere del tema, ma non è necessario sapere se uno è hikikomori al 100% o no. L'unico elemento che accomuna tutti gli hikikomori, che quindi è l'elemento chiave secondo me dell'hikikomori, è questa pulsione a isolarsi. Quindi io posso definirmi hikikomori se lo desidero, qualora sento questo impulso a non far più parte della società, qualora le relazioni con gli altri, il fatto di uscire, di stare in compagnia, di andare a scuola, comunque di frequentare tutte quelle che sono le situazioni sociali, diventano un peso. Secondo me è il campanello d'allarme principale dell'hikikomori. Devo incominciare a capire perché io soffro a stare con gli altri, perché io non voglio più andare a scuola. E secondo me, se si interviene in questa fase, cioè in questa fase iniziale, è molto più facile prevenire l'hikikomori. Mentre spesso si incomincia a intervenire, quindi i genitori incominciano a chiedere aiuto quando il ragazzo ha già abbandonato la scuola, quando già sta isolato nella sua stanza per giorni o mesi, quindi quando l'isolamento si è già concretizzato. Invece, secondo me, l'hikikomori dovrebbe essere prevenuto. Non bisogna allarmarsi perché appunto è una cosa diffusissima, ma bisogna semplicemente domandarsi, magari con l'aiuto di uno psicologo, comunque con qualcuno che ti aiuti a scavare dentro queste motivazioni, bisogna domandarsi perché sento questo bisogno di non stare più con gli altri. C'è una storia interessante riguardo alla chat stessa, cioè la chat stessa è nata su proposta di un ragazzo hikikomori. Un giorno io ricevo questa mail che mi dice: io ho scritto nel forum, però mi piacerebbe avere il modo di contattare altre persone, di parlarci e di conoscere altri ragazzi che sono nella mia stessa condizione. E quindi io da questa proposta di un ragazzo ho creato la chat che poi appunto ha preso piede e ha avuto un grandissimo interesse. Altre storie interessanti legate alla community, quasi tutte le immagini presenti nel sito sono state realizzate da un ragazzo hikikomori che è uno dei moderatori della chat e che si è offerto lui spontaneamente di realizzare attraverso quella che è la sua passione, ovvero il disegno, di realizzare le immagini contenute nel sito. E questo secondo me è proprio l'emblema di quello che voglio creare, cioè una community composta da tante persone, da genitori, da ragazzi che attraverso quelle che sono le proprie capacità contribuiscono a sensibilizzare sul tema, a parlarne, a far sì che l'Italia si accorga di questo problema e che quindi si incomincino a fare ricerche, a creare istituti specializzati, a formare psicologi specializzati sul tema, insomma, che si mette in moto tutta una serie di cose che permetta all'hikikomori di emergere. Io ho questo osservatorio privilegiato perché ho la possibilità di sentire sia le storie dei genitori sia le storie dei ragazzi, quindi ho i due punti di vista del fenomeno e devo dire che i genitori sono spesso quelli più preoccupati, quelli più ansiosi. Spesso i genitori arrivano nel gruppo e sono estenuati dalla ricerca di fallimentare di specialisti sul tema. Lato ragazzi, anche lì spesso ci sono storie forti, magari hanno iniziato il loro isolamento alle superiori e adesso hanno più di 30 anni. Ovviamente poi l'aiuto deve arrivare dalla famiglia, deve arrivare dal territorio dove il ragazzo abita, perché le chat e comunque il confronto funziona fino a un certo punto. È importante che il territorio, la città, il comune dove abitano questi ragazzi si intervenga e crei dei servizi che aiutino questi ragazzi a uscire di casa. Più l'isolamento continua, più poi è difficile uscirne, perché dalla solitudine si crea altra solitudine, dal perdere delle occasioni, poi ci si sente come se la propria vita fosse finita, come se già a 16 anni non ci fosse più modo di rimediare alla propria esistenza, come se per esempio il fallire un test d'ingresso o comunque un esame universitario potesse essere un fallimento esistenziale. Quindi c'è questa fragilità nell'affrontare quelle che sono le sconfitte fisiologiche della vita. Ma allo stesso tempo in molti di loro c'è la voglia di combattere questa paura che si è generata, bisogna fare leva su questo.